Ciao ragazzi, ciao a tutti e ben ritrovati su Mucchio TV. Io sono Luigi Future e questa è la rubrica quotidiana, o quasi, sulle notizie di Red Dead Redemption 2. E oggi abbiamo davvero delle notizie curiose, ma allo stesso tempo interessanti, che ho preso un po' in giro per la rete. Tra l'altro, una notizia di queste qui l'ho presa pure su un sito americano, quindi spero vi piaccia perché è una curiosità proprio sulla Rockstar Games. Allora, partiamo subito con la prima notizia che riguarda però in particolare la PlayStation 5, cioè la console di nuova generazione che dovrebbe uscire per la Sony. E dice questa cosa qua. La notizia è di Tommaso Pugliese, che già conosciamo, è di multiplayer.it. PlayStation 5 sarà retrocompatibile con PS4, PS3, PS2 e PS1? Domanda. PlayStation 5 sarà retrocompatibile con i giochi per PS4, PS3, PS2 e PS1, è ciò che sembra suggerire un brevetto depositato da Sony, in cui si parla appunto della possibilità di far funzionare giochi delle precedenti console dalla casa giapponese con grafica e asset upscalati. La descrizione del trademark parla di un linguaggio tecnico di un sistema che consentirà di modificare alcuni degli asset dei titoli perché possano essere riprodotti a una risoluzione maggiore rispetto all'originale. In pratica, la retrocompatibilità come la conosciamo oggi, ma con qualche feature extra. Pare dunque che PlayStation 5 non si limiterà a offrire un sistema in grado di far girare nuovi giochi dalla grafica straordinaria, ma anche una funzione che consentirà di accedere alla ludoteca delle precedenti piattaforme Sony. E qui voglio dire qualcosa a proposito di questa notizia. Allora, facciamo proprio il caso di Red Dead Redemption 2, cioè un gioco della Rockstar. Un altro gioco famoso della Rockstar è per esempio GTA. GTA è uscito prima su PlayStation 3, poi è uscito su PlayStation 4 e poi addirittura è uscito su PC, ragazzi. Sono tre piattaforme diverse. Personalmente io l'ho comprato prima per PS3 e poi l'ho comprato per PC, quindi l'ho comprato due volte, ma io vi racconto di un mio amico che addirittura l'ha comprato tre volte. Con la retrocompatibilità, secondo voi, una persona ovviamente non la va più ad acquistare e utilizzerebbe già la copia che ha? Allora la domanda è spontanea: oltre al fatto che questa situazione qui, mo, ho fatto l'esempio della Rockstar Games, però potrei citare tanti altri titoli che poi sono usciti sulla vecchia generazione e poi sono usciti sulla nuova, toglierebbe tantissimi soldi alle case produttrici. Quindi, secondo me, e su questa tipologia di giochi non ci sarà la retrocompatibilità. Quindi, diciamo, la maggior parte dei giochi AAA della PlayStation 4 che poi sono ancora sul mercato, quelli magari fuori mercato potrebbe anche esserci, ma io credo che questa possibilità ci sarà solamente sui titoli in digitale, quindi bisognerà riacquistare. Comunque, questo qui è un mio punto di vista, probabilmente sarà diverso, però io la mano sul fuoco non ce la metterei. E ragazzi, allora passiamo alla seconda notizia. Questa invece è una notizia di un sito americano che si chiama ladybible.com. La notizia è del giornalista Matthew McGladdery. Rockstar consente ai giocatori terminali malati di giocare a Red Dead Redemption 2 in anticipo. Ragazzi, scusate la traduzione, ma questa è la traduzione di Google. Allora, Rockstar Games ha permesso a un giocatore malato di giocare a Red Dead Redemption 2 un mese prima del lancio, dopo che suo padre ha contattato lo studio. Temeva che suo figlio, un grande fan di Red Dead, di nome Urian, non fosse in grado di vivere il sequel del suo gioco preferito, qualcosa che Urian aveva realizzato. Un giovane giocatore di nome Wes è stato in grado di godersi Fallout 76 subito dopo che la sua famiglia ha contattato Bethesda in circostanze simili e lo studio ha guidato per 4 ore per dargli una Power Armor Edition firmata del gioco e un'intera giornata di gioco. Nintendo ha anche aiutato un malato terminale, Chris Taylor, che sognava di giocare a Super Smash Bros. Ultimate. La compagnia ha esaudito il suo desiderio e ha lasciato che lui e i suoi amici si divertissero molto prima del rilascio, ma purtroppo è morto pochi giorni dopo. Questa storia è stata fonte di ispirazione per Urian e suo padre,
che ha visto la notizia e sperava che Rockstar avrebbe fatto lo stesso, e dopo una settimana o giù di lì è esattamente quello che ha fatto lo studio. Ecco cosa ha rivelato un rapporto olandese sul gesto geniale. Jurian ci ha contattato tramite la nostra pagina Facebook. Soffre di neurofibromatosi di tipo 2, una malattia ereditaria che colpisce circa 400 persone nei Paesi Bassi. La sua battaglia è finita ed ora nell'ultima fase della sua vita. Egli voleva davvero vederlo e giocarlo, il che ha portato suo padre Harm a contattare Rockstar. E questo è quello che ha scritto: tristemente sono nelle ultime settimane della mia vita. Il mio trattamento è finito. Dal 2004 ho combattuto una rara malattia cronica chiamata neurofibromatosi di tipo 2, che causa molti tumori benigni e crescere nel mio corpo, che vuol dire che sta crescendo nel suo corpo. Sopravvissuto a lungo, ma ora ho finito, ha detto Jurian all'editore, dato che stavo aspettando con eccitazione Red Dead Redemption 2. Mio padre ha deciso di contattare l'editore chiedendo se avevano una copia del gioco in via preliminare come eccezione. Rockstar Olanda era disposta a darlo, ma non aveva il permesso. Quindi hanno contattato il quartier generale, che mi ha messo in contatto con qualcosa di carino molto rapidamente, e alla fine della settimana sono venuti a trovarmi due dipendenti di Rockstar Netherlands, che mi ha dato una dimostrazione privata del gioco. I dipendenti di Rockstar hanno detto: visto che ho letto un articolo poco fa di un caso simile con Nintendo, ho pensato di condividerlo, visto che anche Rockstar mi ha fatto un favore. I nostri pensieri vanno a Julian e alla sua famiglia, e il nostro rispetto va a Rockstar e a ogni altro studio o editore che fa avverare i sogni del giocatore in tempi tragici. E questa è una bella notizia, lode a Rockstar e a tutte quelle case che comunque aiutano questi ragazzi malati terminali. Questa è una storia triste, ma ho voluto raccontarvela perché è pure bello sentire queste storie qui e come si concludono. La prossima notizia invece di una news di Red Dead Redemption ce la dà Simone Tagliaferri di Multiplayer.it. Rockstar Games ha pubblicato alcune nuove immagini dell'attesissimo Red Dead Redemption 2 per Xbox One e PS4. Con l'approssimarsi dell'uscita, Rockstar continua a pubblicare nuovo materiale di Red Dead Redemption 2, come questo nuovo set di immagini. Nelle immagini possiamo vedere personaggi noti e alcuni inediti di Red Dead Redemption 2. Ovviamente sono anche ottimi per assaggiare ancora una volta l'incredibile lato grafico del gioco, che promette di essere il migliore della generazione. Non mancano immagini di Arthur Morgan, il protagonista di Red Dead Redemption 2, che possiamo vedere con indosso una maschera e con in mano due pistole. Insomma, Rockstar sta dando sempre queste notizie giornaliere centellinate, ma questa è una precisa strategia di marketing di Rockstar. Ha sempre fatto così e ha avuto sempre ragione. La prossima e ultima notizia invece è di Eurogamer.it ad opera di Matteo Zibbo, e dice: Rockstar Games ha utilizzato oltre 1000 attori per gli NPC di Red Dead Redemption 2. Emergono anche altri interessanti dettagli sulla musica, sul legame con il proprio cavallo e altro. Negli ultimi tempi i fan di Red Dead Redemption 2 hanno ricevuto una grande quantità di nuove informazioni, oltre al nuovo video di gameplay, ma a quanto pare i dettagli sull'atteso gioco continuano a invadere la rete. Come segnala GameVault.it, Rockstar Intel ha recentemente pubblicato una serie di nuovi aggiornamenti sul proprio account Twitter, che hanno rilevato molti dettagli accurati sul gioco. Apprendiamo che Rockstar Games ha utilizzato oltre 1 migliaio di attori per realizzare tutti gli NPC del gioco. Ragazzi, 1000 attori sono veramente qualcosa di incredibile, il che è un numero enorme. È interessante notare che ogni NPC ha anche una sua personalità e che il gioco avrà anche personaggi nativi americani, il che ha un senso dato l'ambientazione e anche perché già in Red Dead Redemption del 2010 c'era la presenza di molti personaggi nativi americani. Impariamo un po' anche sul sistema Honor, molto pubblicizzato, e che il gioco riunirà tutte le azioni onorevoli e disonorevoli commesse dal giocatore, anche se apparentemente il sistema non sarà così binario come nel primo episodio. Inoltre, la musica, le espressioni facciali di Arthur, la sua posizione e il modo in cui si comporta cambieranno per riflettere il suo carattere. Il legame con i cavalli è qualcosa di cui abbiamo già sentito parlare molto, e apprendiamo alcune nuove informazioni anche su questo.
Trascorrere più tempo in sella al vostro cavallo aumenterà il legame e questo è qualcosa che già conosciamo, infatti l'abbiamo detto nella scorsa notizia. Ma il legame passerà attraverso 4 livelli di progressione, con ogni nuovo livello che vi permetterà di manovrare il cavallo in modo diverso e più efficacemente. Infine, i giocatori saranno anche in grado di sfogliare le armi fisicamente nei negozi, come accade con i venditori di ammunition nei giochi di Grand Theft Auto. E questa era l'ultima notizia. Ragazzi, io vi ricordo anche di entrare nel nostro gruppo Facebook Red Dead Redemption 2, gruppo italiano, che oramai è diventato veramente un vero e proprio punto di riferimento a livello italiano, perché stanno entrando veramente tantissime persone. Se vi piace Red Dead Redemption, dovete assolutamente entrare. E questo era veramente tutto e noi ci vediamo la prossima volta.